prima di entrare nel merito del tema del seminario, condividere il percorso che abbiamo fatto. Se avete visto, molti degli appuntamenti erano incentrati a proiettarci in una dimensione che non era soltanto locale o nazionale, ma era una dimensione europea. Chiudere comunque, anche se il seminario dovevamo fare prima, ci scusiamo anche con San Paolo e con Don Antonello, insomma, degli imprevisti, ma purtroppo non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, e chiudere comunque su un tema così importante che è il documento che hanno fatto i Vescovi per l'Europa, un documento che è uscito che ha già un paio d'anni di vita e che è stato quasi è passato in sordina, non è stato conosciuto, non è stato pubblicizzato, non ne hanno parlato, figuriamoci, le televisioni, le reti, i giornali, eccetera, e non se ne ha parlato neanche tanto anche all'interno stesso della Chiesa. Ma era un documento uscito proprio in occasione di quello che è stato l'appuntamento della riforma della Carta Costituzionale Europea. Dopo che c'è stato un lavoro fatto anche dalle associazioni, dai rappresentanti cattolici e cristiani presenti all'interno del Parlamento Europeo, in cui si voleva semplicemente richiamare alle origini cristiane dell'Europa, ma comunque all'interno, diciamo, di una carta costituzionale mettere comunque i principi ispiratori anche della nostra Europa erano principi cristiani, non sembrava uno scandalo, ma c'è chi ne ha fatto uno scandalo di questa proposta e non l'hanno messo, perché le motivazioni sono state tante: l'Europa è laica, la politica è laica, non si possono mettere queste, diciamo, tratti distintivi all'interno di una carta costituzionale, e quindi a quel punto è stato organizzato un gruppo di lavoro che ha lavorato nel merito del documento dei Vescovi. Entreremo la prossima volta, martedì prossimo, in realtà, la responsabile dell'Ufficio Europa della Caritas Nazionale a presentarci in merito al documento. Io vi voglio in questa cosa accompagnare per capire meglio poi il contesto che ci presenta. Anzi, mi permetto di dire che se riuscite anche a coinvolgere anche le persone che non vengono stasera, le persone che sono venute, perché è un momento finale molto importante. Torno a ripetere, il percorso che abbiamo fatto è un percorso che vi voleva aprire un po' la dimensione, perché comunque a maggio di quest'anno ci saranno le elezioni e ognuno di noi viene chiamato ad esprimere la sua vicinanza a quello che è un progetto. Se ve lo ricordate, un progetto nato a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, fatto da italiani tra l'altro, i principali, diciamo, relatori della Carta Europea, no? Erano tutti italiani, tant'è che lo stesso Parlamento Europeo è dedicato. Se voi entrate nel Parlamento Europeo trovate, non so se vi ricordate chi era, Dossetti. Anche Dossetti, no? Quello più importante. Poi interno, Spinelli, Matteo Spinelli, esatto, che aveva questo sogno, vedere appunto l'Europa unita sotto la stessa bandiera, avere questo sogno di pensare alla popolazione europea come una popolazione, come un luogo dove gli stati non guerreggiavano più, non combattevano più. Ricordiamoci che comunque l'Europa tra il 700 e il 900 ha vissuto tragedie,
ha vissuto due guerre mondiali che comunque sono scoppiate in Europa. Le guerre mondiali, non è che sono scoppiate in America, sono arrivate in Europa, oppure in Arabia, in Afghanistan, sono arrivate in Europa. Cioè, le due guerre mondiali che hanno decimato decine di milioni di persone nascono, la prima nel contesto asburgico, no? Del sud della Germania, Asburgo, Italia, no? Francia, con tutta la parte della Jugoslavia, lo ricordate, eccetera, scoppia lì. La seconda guerra mondiale scoppia perché un pazzo curioso comincia a dire io qui sul bel mondo, insomma, come dire, tal Hitler, insomma, no? Di non lontana memoria, ma che le giovani generazioni stanno un po' dimenticando. Cioè, si parla di oltre 20 milioni di morti, complessivamente, solo per guerra mondiale. Di questi 20 milioni, una buona parte, tra l'altro, cittadini europei. Tutto l'Ottocento, non è che adesso voglio fare qualche corso della storia, però ricordiamoci di tutte le varie, dalla Rivoluzione francese in poi, l'impero napoleonico, cioè, c'è stato un continuo fare le guerre. La prima volta che ci sono stati più di 30 anni di pace in Europa è stato dopo la seconda guerra mondiale. Se guardate a ritroso nel tempo, prendete semplicemente l'elenco delle guerre a partire dal 1945 e andare a ritroso, non troverete mai 30 anni di pace. Perché se chiudiamo già la seconda guerra mondiale, che finisce nel 1918, più o meno, 1919 ancora con qualche cosa, arriviamo poi al 1935, che poi comincia Hitler a invadere la Polonia, eccetera, eccetera, fino a che scoppia la guerra mondiale nel 1940. Quindi, cioè, la generazione di adesso, la mia generazione, la generazione dei ragazzi che sta qui dentro, è la prima generazione. È la prima generazione in Europa che non conosce la guerra direttamente, cioè con le sirene che suonano, le bombe che cadono dentro casa, improvvisamente. Questo grazie a quel sogno di italiani, non solo italiani, che volevano e sognavano la pace. Persone che erano cristiane, che sapevano che la pace era qualcosa che era legata profondamente all'interiorità dell'uomo e capivano che bisognava cominciare a lavorare perché non era più possibile pensare a un continuo scoppiare di guerre per motivi politici, economici, territoriali, di fornimenti, di industrie, cose eccetera. Quando poi sento notizia di ieri, quel referendum in Svizzera, no, della chiusura un po' sì, beh, tu, poi è stato un po', chiaramente un po' ingigantito dai giornalisti, non è poi così vero quello che hanno voluto fare, la loro preoccupazione non è dettata all'europeo che si sposta in Svizzera, è dettata all'extraeuropeo che attraverso l'Italia, la Spagna e gli altri paesi, poi comunque la Svizzera lo vede come uno dei paesi più ricchi e quindi magari cerca di entrare in quei paesi. Anche questo è un tema fondamentale. E se voi leggete la prima carta dei diritti scritta appunto da Matteo Spinelli e dal gruppo di lavoro, l'Europa viene vista come un'Europa inclusiva, non esclusiva. Cioè l'Europa si unisce ma per aprirsi al mondo, per offrire tutto il bagaglio di competenze, di ricerca, di industria, di economia, eccetera, per rendere più abitabile non solo il territorio stesso dell'Europa, ma anche esportare ai territori vicini le conoscenze, la tecnologia che in quel momento in Europa comunque aveva il massimo dello splendore. Ricordiamoci che quando nasce l'Europa e quando si fanno i primi accordi del carbone, eccetera, eccetera, c'erano sette stati al mondo, di cui i primi cinque,
erano tutti o dell'Europa, dell'America, diciamo, l'America, Inghilterra, Francia, Germania, Italia. Poi entrano il Canada, dopo, poi si arriva dal G5 al G7, il Canada e poi... queste sono cose importanti da sapere, da ricordare. Chi è il settimo stato che entra nel G7? Che è uno degli ultimi, poi adesso è arrivato al G20. Allora, Canada. Proviamo a ragionare chi sono chi erano gli stati di fermo. Ah, Canada, che ho detto. Stati Uniti. Sì. Il Giappone. Ah, il Giappone. Poi è entrata la Russia, abbiamo avuto il G8, perché poi è entrata la Russia, ma dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la caduta dell'Unione degli Stati dell'URSS, che era l'Unione delle Repubbliche degli Stati Sovietici, che arrivava dalla Jugoslavia fino all'Asia, che si affacciava poi sulle sponde, confinava con la Cina. Quello era molto più grande, quello Stato lì, l'Unione Sovietica era molto più grande, era 10 volte l'Europa come estensione territoriale, non come abitanti, ma come estensione territoriale. Allora, l'Europa diventa un po' il fulcro da cui partono proprio col pensiero di pace, non col pensiero di guerra. Cioè l'Europa diventa il motore di diffusione di una pace che piano piano arriva a sfondare il muro di Berlino, arriva a sfondare la Repubblica Sovietica, a liberare gli stati che erano soggiogati dalla dittatura stalinista, dalla dittatura sovietica, liberati. Quindi pensate tutti questi stati che noi prima non conosciamo. Noi vediamo, alla mia generazione studiava l'URSS, che era una federazione di stati, ma chi conosceva la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, l'Ucraina? Ma qua, cioè io non li conoscevo a quei tempi, perché i libri di geografia, c'è la URSS che arrivava fino alla Jugoslavia, che era l'unica che era, però era attaccata alla Russia. Erano stati, non era proprio l'URSS, era la Jugoslavia, ma comunque con Tito, con l'altra dittatura, era sotto il gioco dell'imperialismo sovietico. La Romania, l'Albania. La stessa Moldavia, cioè tutti questi erano stati che erano all'interno. Il cammino di pace dell'Europa trasmette alla popolazione di questi paesi la capacità e la forza piano piano di ribellarsi. Un altro dei grandi fautori di pace che ha preso a piccolante il muro di Berlino è Giovanni Paolo II. È vero, a mio modesto parere, adesso sta andare contro i libri di storia, ma uno di quelli che ha dato la picconata più forte alla caduta del muro di Berlino è stato proprio Giovanni Paolo II, partendo dalla Polonia, con l'Ex Valencia, con l'aiuto di quel sindacalismo che piano piano penetra anche e fa capire a quelle popolazioni che la libertà si ottiene. Quelle popolazioni adesso non guardano più verso la Russia, stanno guardando verso l'Europa. Infatti, sono nuovi partner europei. La Lituania che sta per loro lottando. Sì, sì, sta entrando, l'Ucraina, Lettonia, l'Estonia, sono tutti diventati membri e stanno lavorando per diventare membri organici dell'Unione Europea. Sì. Ecco perché dire le radici cristiane dell'Europa. Perché la parola pace, comunque, noi cristiani, poi come dice Papa Francesco, c'è tanto da lavorare ancora su questo, e anche all'interno stesso della Chiesa, ma insomma la pace per noi è una delle prime, no? Dei primi capisaldi del nostro essere cristiani. Allora, scegliere di votare o di non votare per l'Europa, scegliere di aderire a un referendum contro l'Europa o di non aderire a un referendum contro l'Europa non è soltanto una questione politica, non è una questione politica e non è una questione economica. Questi
Ah, ma l'euro era meglio la lira, era meglio quando c'era, cioè, il chiamo Marco, sicuramente il Marco era bello forte quando stava facendo. Non è così vero, è sbagliato per come deve. Cioè, Altiero Spinelli è stato veramente un profeta di gioventù. Cioè, una volta c'erano i profeti, chi erano i profeti? Quelli della Bibbia che abbiamo conosciuto, no? I profeti erano coloro i quali andavano oltre, avevano uno sguardo. Mosè perché è un profeta? Perché dichiara al suo popolo che c'è una terra promessa e li prende, li conduce attraverso il deserto, li conduce attraverso il Mar Rosso verso quella che è la terra promessa. Allora io non è che adesso vorrei, non mi permetto di assimilare Altiero Spinelli a Mosè, però guardate che l'Europa Unita è una terra promessa. Poi le banche, gli economisti, purtroppo poi gli uomini certe volte le cose un pochettino le rovinano, no? I soldi un po' vengono rovinati dai nostri comportamenti, dal nostro vivere quotidiano. Però non è così lontana quest'idea. E considerate che si sta ragionando in Sud America, in un'unione di stati confederali del Sud America. Pensate se si mettono veramente insieme Brasile, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Messico, eccetera, eccetera. Ma ci mangiano, cioè, nel senso buono del termine. Cioè, il Brasile in questo momento è una potenza economica che ha una crescita economica superiore a quella dell'Europa stessa. Anche l'Argentina è riuscita a superare la crisi, molto prima, molto più velocemente di quanto ci stiamo riuscendo noi. Ancora hanno degli strascichi, ma hanno superato. Allora, i vescovi lanceranno, lo sentirete, questo documento dicendo: attenzione, non perdiamo questo obiettivo. Non perdiamo l'obiettivo di pace, di solidarietà, di carità. Perché comunque la stessa dottrina della Chiesa ci dice che questo è il tema fondante. La dottrina sociale della Chiesa non parla di Europa, ma parla di globalizzazione. Parla di globalizzazione e difesa dei diritti umani. Avere degli stati che sono messi insieme e cercano di unire anche le legislazioni, il grosso del lavoro del Parlamento europeo. Se io vi chiedessi che cosa fanno i parlamentari in Europa, cioè un parlamentare europeo, italiano, viene eletto e va in Europa, che fa? Oltre a scaldare la sera e prendersi i soldi e avere la stanzetta, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, secondo voi in Europa, sti parlamentari che fanno? Io credo ci saranno delle commissioni dove discuteranno, discuteranno e faranno anche delle leggi, degli ordinamenti, Sì. per esempio come la commissione che ha condannato il Vaticano perché, per esempio. Allora, i parlamentari europei, il 70% del lavoro di parlamentare, il parlamentare chi è? Il Parlamento non è un gestore economico. Il Parlamento è il legislatore, cioè colui che emana le leggi, cioè i nostri deputati eletti nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, sono demandati da noi, no, a promuovere o promulgare leggi e decreti che servono a regolamentare la nostra vita. I parlamentari europei passano la maggior parte del loro tempo insieme a fare che cosa? Da quando è partito il Parlamento europeo? Ad omogeneizzare le leggi e i regolamenti dell'Europa per tutti gli stati, affinché il suo diploma e la sua laurea abbiano valore in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Lettonia, in Estonia, in Ucraina, che un lavoratore abbia gli stessi diritti in Italia, in Polonia, in Germania, in Estonia, in Inghilterra, in Francia. Che una famiglia abbia la possibilità di
avere asili nido e cose varie in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Grecia. Cioè, capite che è un lavoro enorme. Perché per arrivare veramente all'Europa Unita basta fare l'euro. Quello è anche un altro percorso. Ma avere le norme che siano uguali in maniera tale che ognuno di noi vive con un regolamento accanto che è uguale in tutti i paesi europei. La tua carta d'identità vale, il tuo diritto è uguale qui o in Germania. Se un italiano va in Germania e comincia a lavorare in Germania e prende la residenza tedesca e ha un figlio e perde il posto di lavoro, c'ha il reddito minimo, pur essendo italiano. Reddito minimo che aumenta e ha la possibilità di mandare figli a scuola gratis finché non trova un altro posto di lavoro. Poi in Germania gli danno tre possibilità, perché lì l'agenzia di impiego nel giro di un mese te lo trova un posto di lavoro, e se tu rifiuti la prima volta, la terza volta te levano tutto. Se perdi la casa te la danno. Così funziona in Germania, perché hanno uno stato sociale che cerca di coprire. Poi non hanno l'articolo 18, poi non hanno il regime pensionistico che abbiamo noi, hanno un regime pensionistico diverso, hanno un regime fiscale rispetto al nostro, hanno delle sanzioni fiscali rispetto al non ottemperamento di quello che è la naturalezza del fatto di pagare le tasse molto più pesanti della nostra. Perché da noi si evadono le tasse? Prima di tutto perché è molto semplice evadere, perché è talmente complicato il sistema fiscale italiano che è complicato apposta per permettere magari poi a chi è bravo di evadere le tasse. Ma è la sanzione che deriva anche da un'etica comportamentale. La sanzione in Germania è molto più forte. Loro fanno circa 7 milioni di controlli a campione tra cittadini e imprese ogni anno. E ogni anno pensate che il sistema fiscale tedesco dà fiducia ai suoi cittadini, perché sanno che, i suoi cittadini hanno un'etica comportamentale. Non esiste non esiste il bar, il panificio, la latteria, il muratore, l'idraulico, eccetera, che non ti fa la ricevuta. Non esiste. Ve lo dico proprio seriamente questo: in Germania non troverete un qualsiasi lavoratore, dall'artigiano al commerciante, all'idraulico, al fabbro, eccetera, che non fa la ricevuta. È proprio una questione culturale, etica. Pertanto, se qualcuno ci trova, quando viene a fare il controllo, perché lì i controlli vengono fatti in un determinato modo, tu presenti l'applicazione della rete e dici: io ho guadagnato tot, c'è un prelievo alla fonte anche lì, poi dopodiché sul resto ti dico che devo pagare tot. C'è bisogno di fare 10.000 calcoli, 10.000 cose, cioè tu devi conservare tutto. Poi loro vengono a fare i controlli. E se viene beccato qualcuno perché ha messo una finta fattura o perché scoprono che invece ha avuto un reddito più alto, loro il controllo bancario ce l'hanno da tempo. Se voi andate in giro a Bruxelles, pagate, anche se pigliate un caffè, davanti alla postazione della cassa c'è la cosa fissa lì, dentro il banco ha anche 90 centesimi o 1,50 euro di cappuccino, che fa schifo. Però lo paghi, cioè, la gente paga lì tranquillamente, perché è tutto tracciato, tutto tracciato. Gli scontri, le casse sono automaticamente collegate a un sistema informatico e poi trasmette tutti i dati all'agenzia delle entrate. Cosa si potrebbe fare pure qui tranquillamente. Allora, se tu vieni beccato in Germania, intanto automaticamente c'è la sanzione, oltre che penale, oltre che amministrativa, anche penale. Se tu sei un commerciante, tu automaticamente hai smesso di fare la tua attività. Cioè, te la chiudono, punto. La retta basta fuori, ti vendono tutto quanto, lo Stato si chiede tutto quello che è, ti vendono tutto quanto, arrivederci e grazie. E tu, come codice fiscale, smetti per sempre di riaprire qualsiasi attività commerciale. Se una persona lavora a tempo indeterminato non può aprire un'attività commerciale. Per aprire un'attività commerciale devi avere
tutta una serie di requisiti che adesso anche in Italia, per fortuna, anche gli, insomma, adesso gli elettricisti hanno un certo tipo di fare la certificazione, cioè. Se tu provi a trattare con un tedesco sul fatto di vabbè, ma quanto costa riparare la gomma di un Mercedes? 500 euro? Vabbè, famo 400, ma non mi fa la ricevuta. Quello chiama lui che ti chiama, te denuncia lui. Perché per loro è culturalmente qua ammazzati da mondo. Cioè, come in Italia. Sì. Cioè, li hanno educati fin da piccoli, ma poiché con loro vengono l'attenzione, la Germania viene da una seconda guerra mondiale dove il paese era stato totalmente distrutto, molto di più di quanto è stata distrutta l'Italia. Perché quando poi sono arrivati i russi, gli anglo-americani da una parte, gli australiani, cioè, l'hanno rasa. Cioè, la Germania è stata proprio rasa. Voi vedete le foto, andate su internet e vedete le foto dei bombardamenti su Berlino, su Bonn e su Monaco, eccetera, eccetera. Cioè, rasa al sole. Lì non è che guardavo, c'era il Colosseo, c'era ieri al centro. Cioè, quegli americani lì schianciavano. Ogni aereo schianciava qualcosa con quasi 500 kg di bomba d'aereo. Cioè, se vedete Berlino, altro che Hiroshima, quando sono entrati i russi a beccare Hitler nascosto, insomma, se è vero che l'hanno beccato, queste cose, la leggenda, quello che volete, insomma, ma era distrutta Berlino. E quelli si sono fatti tirati sulle maniche, tanto ricordate che c'era Germania dell'Ovest e Germania dell'Est. Germania dell'Est è stata presa dalla Russia perché questa è cosa mia, ce penso io. E si sono presi tutte le miniere, le cose che hanno sfruttato lì, hanno dato poco. Quelli dell'Ovest si sono tirati sulle maniche, li hanno ricostruita da soli. Noi abbiamo avuto il pagliano Marshall. L'Italia ha avuto i soldi all'America per costruire. E poi gli italiani, prima eravamo alleati dei tedeschi, appena no, non è vero, siamo viva gli americani! Cioè, poi, dica, noi proprio, lasciamo perdere, insomma, anche a dire, abbiamo perso, erano alleati, abbiamo perso, no, ma non perché, sì, volevamo, ma poi perché, sai, avevamo paura, non si è capito, c'erano soldati italiani che erano con gli americani, intanto c'erano soldati italiani che erano sopra con i tedeschi e si scontravano tra di loro, cioè, non voglio adesso riaprire troppi libri di storia, ma c'è stata una cosa molto bella, ma noi abbiamo avuto i soldi dell'America, il piano Marshall, da cui è nata la cassa del mezzogiorno, eccetera, eccetera, no? E non hanno avuto niente. Quindi le scuole se le sono rifatte loro, le famiglie hanno ricostruito, quei soldi loro con l'Europa hanno ricostruito tutto il paese. Questa cosa ai genitori che hanno ricostruito il paese, l'hanno trasmessa ai figli, oh bello, che cosa fai? Scrivi con una penna su una cabina telefonica, ma il padre pigliava il figlio, lo chiudeva per un mese dentro casa e non gli dava da mangiare. Quella cabina l'ho pagata io. Che fai? Rompi il banco di scuola e ci scrivi Rosaria ama Francesco. Quel banco l'abbiamo pagato noi. Quel banco non è della scuola, quel banco è tuo. Questa cosa noi, i nostri figli, non l'abbiamo trasmessa. Lo Stato è in noi. Come se lo Stato fosse un'entità calata dal cielo, tipo astronave degli extraterrestri che atterra e comincia a fabbricare le scuole. Ah, quella è una cosa dello Stato. Adesso paghiamo. Io sono contento. Paghiamo perché l'abbiamo rotte noi. Non è che l'ha rotte qualcun altro. Siamo noi stessi i colpevoli del debito che abbiamo creato, perché invece di mantenere in uno stato decoroso le cose, tra virgolette, dello Stato, non si sapeva di chi era, l'abbiamo rotte noi stessi. Questa è che cosa? Stupidaggine. Sì, incuria, ma incapacità di trasmettere quelli che sono valori importanti. Quindi, in questo, costruire, per esempio,
progetti con i fondi europei, no? Abbiamo trattato anche di tutta la parte della progettazione. Ripeto migliaia di volte, la gente non nasconde. Quei soldi non è che sono dell'Europa. Cioè, lo Stato italiano piglia il 25%, adesso non mi ricordo la cifra esatta, dei soldi che noi versiamo con le tasse, i soldi nostri, un pezzo di quei soldi vanno in Europa. E poi dall'Europa, attraverso la progettazione, ritornano qui in Italia. Se noi non li spendiamo male, li sfruttiamo, non facciamo le cose per cui sono destinati, non è che sono i soldi dell'Europa che devono dare, no, sono nostri. Lo vogliamo capire o no? Sono nostri. Non sono i fondi europei della regione Lazio, che sembra che arrivano i soldi, non si fa da chi, che li stampa, li dà la regione Lazio e poi il politico decide che cosa fanno. Non è così. E questa cultura non ce l'hanno i cittadini della regione Lazio, non ce l'hanno i consiglieri della regione Lazio, non ce l'hanno i politici della regione Lazio, non ce l'hanno neanche coloro i quali si mettono a fare i progetti. Perché non si mette a fare i progetti ragionando sul fatto che quei soldi servono per la comunità. Il dramma che è trattato male, il consigliere regionale che spende male i soldi e si fa i rimborsi perché si è fatto il sud o se n'è andato a Cannes con l'amichetta. Il problema, il fatto non sta in quello che ha fatto, ma è su come sono stati utilizzati, e questo piano piano un po' sta passando. Fondi che erano destinati a che? Vabbè, ma quelli erano i fondi del gruppo. E quelli erano i soldi del gruppo politico, c'era uno che è andato in televisione, mi pare che un pochino più avanti, di fa 70 km più avanti, mi pare che di quella zona, sì. Con una faccia bella rotondetta, però ha avuto il coraggio di andare con la faccia lì a dire, oh ma quelli erano i soldi del gruppo politico e noi ci abbiamo un regolamento, io li potevo spendere, ma i soldi del gruppo, se io vado a fare la cena elettorale, sono i soldi del gruppo. Cioè i soldi del gruppo politico. Se vengono utilizzati, per esempio, voglio dire, per fare una scuola sociopolitica o per trasmettere la cultura di quel partito alle persone o realmente per cercare di... perché io voglio incontrare i cittadini, allora prendo i soldi del gruppo politico, che comunque sono sempre nostri, che passano dalla regione, dalle nostre tasse, arrivano lì, perché voglio incontrare la gente, no? Non è che è sbagliato questo, ma perché vuoi andare alla gente. Devono comunque essere spesi, anche spesi per il confronto politico. Il problema è anche lì. La cena tu la puoi organizzare con i tuoi elettori, io non dico di no, assolutamente. Bisogna vedere cosa metti a tavola. Cioè, tu per una cena puoi spendere da 15 euro a persona, se vai a Punta a Capo, anche a 500 euro a persona se vai alla trattoria dell'Orso a Roma. Allora, se io devo incontrare i miei elettori, di cui almeno la metà sono senza lavoro, hanno problemi di famiglia, eccetera, eccetera, mi va anche bene che organizzano, cioè, e glielo dico, attenzione, allora, io sto organizzando con i soldi vostri, perché vi voglio incontrare, facciamo una cosa così a cena, mi va bene anche, perché è un confronto, è un modo per stare insieme, non è, però vi dico, guardate, allora, stasera... se ne li date voi, se no li prendono il gruppo politico, cioè o pagate la quota e partecipate alla cena se ce ne avete, se no li prendo il gruppo che sono sempre vostri. Allora uno può aderire alla cena o non può aderire, no? Può aderire a qualsiasi iniziativa che un gruppo politico fa, se serve per fare che cosa? Per fare politica, per incontrare la gente e discutere sui temi. Dobbiamo fare la riforma della sanità del Lazio, questa sera paga 25 euro sul ticket, noi parliamo a cena. Sempre a cena. No, ma no, il punto non è la cena, sì. Il punto è l'obiettivo della cena. Mi sta anche bene, fai la cena. Il viaggio lo puoi fare in tanti modi. Prendendo l'aereo in prima classe e col biglietto aperto che ti costa 670 euro per andare a Bruxelles. Perché devi incontrare il parlamentare europeo, il commissario, quello che gestisce i fondi della regione Lazio, eccetera, eccetera.
Ma è così importante, cioè tu non riesci a organizzare, tu politico che hai segretario, controsegretario, controlli, cose, eccetera, non riesci a organizzare la giornata per cui tu sai che devi andare a Bruxelles il 13 di febbraio, prendi un aereo la mattina, lo prenoti un pochettino prima, spendi 180-200 euro, 100, non dico che devi andare a Ryanair, quello, lasciamola prendere ai poveracci, alle integrate, allora, per l'Italia, o Air France, vuoi andare a Bruxelles, o Air Bruxelles, Belgio, ma... No, se lo organizzi prima, invece spendi 670 con il biglietto aperto, ti organizzi, sai quando parti, quando arrivi e quando torni. È il modo con cui noi gestiamo le cose che non sono nostre. Cioè il ragazzo che spacca la panchina, se capisse realmente il ragazzo, ma anche il vecchio arrabbiato, anche il manifestante che va alla manifestazione a Roma di 40 anni, per tutto di 50 anni che non la sua data, io non è che ce l'ho con i ragazzi. Però nel momento in cui tu spacchi quella panchina ti ritorna un centesimo, nelle tasse di tra due anni, tu pagherai un centesimo, la pagherai ancora, perché il comune dovrà riparare quelle panchine, il comune dovrà riparare quelle panchine, per riparare le strade. Tutti noi abbiamo magari dei terreni e vogliamo costruire delle cose. E allora spingiamo il politico ad allargare i piani regolatori. Se la fogna ha queste dimensioni, ad esempio il tubo quello grosso della fogna dove tutti si attaccano ha queste dimensioni, se ci attacchi 10 palazzi, regge, dall'11° in poi cominciano a reggere. Perché la portata, non è che bisogna essere ingegnere civile per capire che la portata di un tubo è quella. Dopodiché, se cosa è intasa o scoppia. Allora, è inutile spingere i politici a farci costruire, poi posso Roma si allagava. Tutto la Pisana allagava, il Corbiano allagava, l'Ax allagava, l'Inframento allagava, eccetera. Allora, il tubo grosso della foglia, qua scarica sempre al Tevere, poi il Tevere si trova, ragazzi! Non è solo l'acqua della pioggia che fa questa presa, ragazzi! Ma il tubone, quello grosso, che passa e parte da Roma e attraversa... Adesso ci hanno costruito, io non è come c'è una casa a Palocco, l'infermiera, eccetera, ma ci hanno messo mezzo cammino. Ci sono qualcosa, se non sbaglio, come 2.000 palazzi nuovi, che significheranno, saranno 100.000 persone in più, che hanno il rubinetto per lavare i piatti, per fare la lavastoviglie, eccetera, tutto sempre. Bisogna andare a Roma. E a Palestina è la stessa cosa, hanno costruito i palazzi lì alla Torresina, non possono allacciare e la gente ha preso il mutuo e si è messo in voce e non ci sono servizi perché le fondature non si possono allacciare. Il consiglio pastorale diocesano allora, ha fatto una lettera proprio. L'Unione Europea, cosa c'entra l'Unione Europea col tubo? No, l'Unione Europea dice attenzione, ma perché sbloccarlo? Perché adesso l'Unione Europea ha messo delle leggi per cui costruire deve vedere l'impatto, cioè la sostenibilità, l'impatto ambientale, economico, strutturale, le strade, eccetera, eccetera, che quella costruzione ha sul territorio. Perché, per esempio, è vero anche in Francia ci sono le tracimazioni, le cose, eccetera, eccetera. Sempre lo sta a Germania, la Germania è un pochino meno. È molto semplice, se questo è il tubo e io devo costruire i palazzi, io ti faccio costruire i palazzi, ma tu costruttore costruisci i palazzi e mi cambi il tubo. Questi politici non lo fanno mai, perché poi il costruttore è quello che magari, se vuol dire, la delegata finanza, la campagna elettorale, quindi mettemosi d'accordo, ti faccio la strada, che ci vuole fare la strada del costruttore? Devi a betoniera, 1.000 euro almeno, ma c'è guadagno. Voi sapete quant'è una casa di lusso, quanto costa un costruttore ovunque, non è che per Roma costa più a Roma, come materiale, casa di lusso al metro quadrato quanto costa un costruttore, casa di lusso significa parche, domotica, risparmio energetico, tutto al nord, eccetera, eccetera. 1.500 euro al metro quadrato. Non vengono vendute, adesso c'è la crisi, sono un po' scese, ma in tempi non sospetti vengono vendute a 10.000 euro al metro quadrato. Adesso sono scese a 6.000. Allora, in quel margine di guadagno, che è parecchio, parecchietto, mi dispiace,
Io te lo faccio il piano del laboratorio, ma tu verifai le funzioni, verifai le scale. Cioè, hanno fatto l'intervento l'axe per l'accolocco, hanno aumentato la ciglia, a Ostia c'è la perussessa, ormai Ostia è diventata la città, qui a Cesare andava solo a mare a Ostia, poi abita tutti a Ostia, eccetera, eccetera. Tre strade. Cristoforo Colombo, via del mare, lo stesso, sempre con lui. Mezzo cammino, sempre qui. Ostiense, via del mare e Cristoforo Colombo. I tempi di percorrenza adesso tra Leu e Casal Palocco la mattina per andare verso Leu e il ritorno per andare in cose è salito tra un quarto d'ora ai tempi di mio padre. Mio padre lavorava a Leu e tornava a casa a mangiare. Ci metteva 15 minuti. No. No, così. No, se tu di notte, verso le 3, perché è l'unico momento in cui la chiesa è libera, e tra le 2 e le 4 del mattino, ci metti con la macchina senza correre. Mio padre, cioè, figurati, Fiat 125 col cambio automatico, che mai una volta, eccetera, la Fiat 126, erano 15 minuti, ci metti 15 minuti. Se vai a una media di 70-80, sono 15 minuti arriva lì. Adesso la mattina è un'ora e un quarto. E infine, lì è che... L'Europa ci sta dicendo, c'è qualcosa che non funziona in Italia, c'è qualcosa che non funziona, forse dovete rivedere un pochettino i parametri economici, etici, ingegneristici, non so, cioè, rimettete mano a sta nazione prima che il botto deriva da tutte queste cose sbagliate messe insieme, che derivano non soltanto purtroppo da voi, ma da ognuno di noi. Perché se ognuno di noi guarda dentro casa il proprio ufficio, vuole farsi la casetta in un certo modo, vuole allargare, vuole fare, vuole mettere, torna lì, le strade sono sempre quelle, il tubo è sempre quello. Prima o poi non... No, diventano appelli. Allora, i vescovi lanciano un allarme, dicono attenzione. Va benissimo tutta la parte economica, eccetera. Lo stesso Napolitano che faccia 90 anni è andato in Europa, ma magari tutte queste restrizioni economiche. Cioè tu andare Napolitano in Europa a dire che forse le eccessive restrizioni penalizzano. Io non so se ve l'ho già raccontato, penso di sì, poi sono anziano, quindi comincio a ripetere le cose. Ma il contadino, quando mio padre l'ha messo in pensione, è andato giù in Sicilia, no? Perché è un po' malato di cuore, eh? E gli ha detto: no, vai a fare un po', diretti con gli arredi che è giù in Sicilia, coltiva, fai quello che vuoi, almeno ti sfoghi rispetto a cosa, stai in mezza campagna e ti devi pure fuori. E mio padre che era da Sicilia, tutto quanto, c'eravamo le vigne, un po' di olive, un po' di cose. Quando era il momento della potatura, andava lì e c'era il potatore, se non mi muore troppo, no? Il potatore che lui faceva, sì, pota, no? Poi a un certo punto in mezzo, si gira, mi padre fa, avvocato, puta, l'albero sicca. Allora, taglia. Sì, il problema non è adesso, io credo che forse bisogna fermarsi. Perché tagliando troppo da tutte le parti, ma come la bilanci l'economia? Se non ridiamo fiducia a loro, io se ce l'avessi, gliele metterei in mano. Guarda, se io avessi 10.000 euro veramente messi da parte, io chiamerei i ragazzi, proprio farei un bando mio, bando Marco Fina. Io metto 10.000 euro a disposizione, portatevi dei progetti seri, io vi do pure una mano nel realizzare. Ma gliela devi dare la fiducia, ma come parte l'economia? L'Europa attraverso i fondi europei vuole dare fiducia ai propri stati federati ridandogli soldi e dicendo progettate, innovate. In questo momento se andate sui siti dell'Unione Europea ci stanno 2 miliardi e mezzo di euro di bandi, sono usciti a cavallo tra dicembre e gennaio. Erasmus Plus, ragazzi, andate a vedere Erasmus Plus, c'è una linea sui giovani. Ci stanno 176 milioni di euro per i 27 paesi dell'Europa. Associazione, creare reti di giovani in Europa.
lo sport, altri 78 milioni di euro di bandi europei per lo sport, per eventi sportivi a livello europeo, oppure per creare reti tra associazioni sportive a livello europeo. Perché l'idea del Tiro Spinelli è quello, comunque lavoriamo per costruire il cittadino europeo. Invece di star a chattare tra Palestrina e Genazzano, se vi mettete a chattare con un gruppo di giovani della Lituania, della Lettonia, eccetera, eccetera, potete costruire una rete, fate un progetto, lo presentate all'Unione Europea, le prime scadenze sono a marzo. E non è che ci vuole chissà che. Mettete lì tutto su internet, voi scaricate il bando, dovete trovare i partner, almeno 7, di cui io come consiglio tecnico vi dico prendete qualcuno tipo Romania, Lituania, Estonia, Ucraina, questi qui, e avete un'idea per fare che cosa, quello che volete, per rilanciare l'idea dei giovani in Europa. Ai miei tempi, con i fondi europei, ci finanziavano i giochi della gioventù. La mia generazione è cresciuta con l'idea dell'Europa proprio perché si incontravano i comuni dei giochi della gioventù. Era bellissimo, stavamo attaccati al tennis la sera, era divertentissimo. Vi ricordate le gare, quelle cadevano, scivolavano, le cose? Era divertentissimo. Quella era finanziata con i fondi europei, ma serviva semplicemente per fare incontrare, ricordate, Italia, Francia, Germania, e questi che giocavano, cioè, ci partecipavano i comuni, anche quelli piccoli. C'erano le selezioni e ci partecipavano tutti. Cioè, queste sono le cose, là. Libero sfogo, libera mente, leggete Topolino invece di andare a chattare su internet e costruite un progetto innovativo. Il festival della birra, va bene! Va bene, il festival jazz che avete qui a Palestrina, ma perché non deve diventare, perché non pensate a un festival jazz a livello europeo? Bando cultura, pensate voi, non lo sapete, ma il festival di Spoleto, il festival jazz di Lunghe, Roma Europa Festival, viene finanziato dal bando cultura dell'Unione Europea, scadenza a marzo, ma queste sono le prime, da adesso, questi sono i primi bandi di quello che è il nuovo settennio, 2014-2020. Ci saranno complessivamente, se non sbaglio, qualcosa da 78 miliardi di euro di progetti. Non è che sono soldi dell'Europa. I soldi che noi stiamo versando e abbiamo versato sono stati trasferiti in Europa. Il Parlamento Europeo ha deciso quali sono le linee importanti e sapete quali sono le linee più importanti? La politica sociale e l'inclusione sociale. A voglia Caritas. Verrà qui la responsabile d'Europa della Caritas su cui stiamo ragionando per dei progetti europei fatti dalla Caritas. E abbiamo perso, sapete quanti? 21 anni. Perché 21 anni? Perché il primo settennio è stato quello del 94-99, in cui sono partiti i primi fondi europei, a cui tutti potevano partecipare, enti, associazioni, anche Caritas, eccetera, eccetera. Poi c'è stata l'agenda 2000, che era 2000-2007, poi c'è stato 2007-2014, e mentre noi italiani facevamo così, raffa raffa, in Unione Europea quelli più intelligenti costruivano le reti consolidate. Adesso ci sono reti consolidate di enti che sono consolidate da loro, che hanno fatto tanti progetti, che continuano a lavorare e a progettare. E avendo speso bene i soldi, loro sono conosciuti, hanno un bel curriculum da presentare loro per i progetti. Io ne ho già fatti 18 progetti, io ne ho già fatti 27, io ho già gestito 1 miliardo di euro. Quelli non ci pregano a noi. Vai a presentare un progetto a un certo punto, ma chi serve l'Unione Europea? Ma non è che non c'era scritto nel bando. C'erano dei bandi che erano fatti apposta proprio per costruire le reti. E ce n'è ancora. Dentro Erasmus, questo dei giovani, è proprio un punto di partenza. Allora, approfittiamo adesso. Ci sono i soldi proprio per semplicemente costruire le reti. Significa che per far incontrare associazioni di giovani in tutta Europa, semplicemente per ti danno i soldi, per incontrarti.
e per costruire quelli che saranno i bandi che verranno dopo. Quindi intanto vi diamo i soldi per costruire questa rete, dimostratevi che siete una rete e che avete delle idee. Beh, noi ci vogliamo mettere insieme perché vorremmo ragionare sul futuro per fare un progetto del Festival della Birra Europea. Va bene. Il Festival del Cicchetto, il Festival dello Spritz, non è importante. La salsiccia europea. L'Unione Europea vuole che 6 associazioni di giovani, quindi di avere massimo fino a 35 anni, che sei costituito, che ci hai messo un minimo di soldi per costituirti, bastano 1000 euro per costituire un'associazione, che conosci altri giovani all'estero, che quegli altri giovani ti mandano una lettera e dicono ok, noi vogliamo collaborare con voi, vi mettete insieme. Allora, noi vogliamo costruire questa rete di giovani perché vogliono lavorare su che cosa? Sul, per esempio, l'utilizzo e la gestione dei musei, quelli magari meno frequentati. Si può fare anche questo. Cioè, di cosa? Se possono, cioè, proprio il progetto europeo libera scuola, ti danno le linee di obiettivi principali, quali sono, tu dentro puoi sviluppare tutte le idee che vuoi. E ragazzi, non c'è politico che tenga, ve lo posso assicurare, in Commissione Europea si vince solo per merito, per capacità, per tecnicità, per professionalità. Il funzionario europeo sta lì a disposizione e risponde a tutte le domande che volete fare, ma siamo 10 invece di 7, siamo 5 invece di 7, no, meglio 7, il budget secondo te come va? Perché? Perché quando voi spedite il progetto in Europa, viene suddiviso in commissioni esterne di cui neanche il funzionario sa chi sono e automaticamente viene fatta una lista di persone e i progetti italiani verranno valutati da francesi, inglesi, lituani, lettoni, quelli da lettoni verranno valutati da italiani, francesi, eccetera, che hanno un curriculum perfetto, che sono consiglieri di Stato, che sono magistrati, che sono gente scelta appositamente, che hanno partecipato a dei bandi per fare i valutatori e che sono realmente persone indipendenti. Quindi la valutazione lì è serissima, c'è proprio possibilità. Se andate a vedere nel sito del Parlamento Europeo, mi pare che a cavallo dell'ultima legislatura sono stati 9, sono una decina di parlamentari europei che sono stati buttati fuori dal Parlamento Europeo perché avevano tentato di inserirsi all'interno della valutazione europea. Ringraziando il cielo non c'è nessun italiano. No, non c'è amore. Ringraziamo il cielo, c'è nessun italiano. Dai, perché appena mettono piede, appena mettono piede, gli danno il parlamento. Cosa deve fare, cosa non deve fare un parlamentare europeo? Il parlamento come quale vede. Questo lo potete fare se fate questo. Cioè non è come qua in Italia, te dimetti, non te dimetti, facciamo l'impeachment della commissione. No, ti arriva una lettera in cui tu sei automaticamente accompagnato alla porta, ti leggono il tesserino e non entri più. E non ti potrai più mai più ripresentare alle elezioni europee. E se hai fatto cose gravi, arrabbiato. Questo percorso, ripercorrere percorso di pensiero per introdurre a quello che sarà un incontro della prossima volta sul documento dei vescovi, è perché noi dobbiamo realmente avere la capacità di entrare in modo serio in Europa. Ma dobbiamo farlo come l'altra volta, no? Il fatto dei consumi, no? Vi siete divertiti, io facevo quelle cose di consumo almeno, a pelare le patate, eccetera, eccetera. Ebbene, la stessa identica cosa, la mentalità deve essere questa, deve ripartire da noi. Cioè, la costruzione dell'Europa non è fatta dai parlamentari europei o dai tecnici, dai commissari, dai funzionari, tutti i burocrati dell'Unione Europea, è fatta da noi. Cioè, la scelta la dobbiamo fare noi. E guardate, io sono molto amico di molti politici europei, li vado sempre a trovare, ci incontriamo anche qui a Palestrina, a Zaurello, c'è uno, un carissimo amico, eccetera. Guardate,
nessuno di questi parlamentari europei può dirvi in campagna elettorale, quelli che conosco io, che sono sempre, lo dico, lo vediamo, ah, non vi preoccupate, poi vai in Torino. Non esiste. Il lavoro che fanno loro lo fanno semplicemente per modificare la legislazione e migliorare la qualità del vivere del cittadino italiano, dell'impresa italiana in confronto con l'Europa e con l'estero. Allora, chi lavora in agricoltura e fa il Parlamento europeo cerca di fare una legislazione che aiuti tutte le aziende europee a essere meglio inserite nel mercato europeo e extraeuropeo. La normativa sulla qualità dei prodotti alimentari è una rottura di scatole per i contadini. Io lo so. Il problema qual è? Il problema è che a livello internazionale, se tu non hai la tracciabilità del prodotto, e questo bisognerebbe spiegarlo molto in televisione, invece perde tempo a fare Grande Fratello. Parentesi, gli hanno incendiato la casa, l'hanno ricostruita, la settimana prossima parte il Grande Fratello. C'è gente senza casa. Chiusa parentesi. Cioè, tra un po', chi non ha la tracciabilità dei prodotti non entra più nel mercato. Una delle prossime normative che verrà applicata è che se tu vuoi andare a vendere il prodotto al mercato, una volta era lo Stienze, adesso non ricordo, l'hanno spostato, non so, alla Pisano, Guidone, quello grosso, tu devi dimostrare l'attestazione della tracciabilità di quel prodotto, perché all'ingresso ci sarà un barco, tu dovrai presentare l'origine del tuo prodotto, il campo, le cose eccetera eccetera. L'idea è quella di arrivare a dare a ogni agricoltore, un imprenditore agricolo, un'impresa, praticamente un sistema automatico di come un batch che sanno dove vendere. Voi sapete, se lo chiedete in pescheria, per esempio a livello della pesca, voi potete sapere esattamente il nome della barca e il giorno in cui è stato pescato quel pesce. Sì, è una grande rottura di scatole per i pescatori, è vero. Ma per noi che andiamo a comprare quel pesce, sappiamo esattamente che quel pesce è stato pescato dalla barca Zia Maria il giorno 27 febbraio alle ore 18:30. È stato preso, è stato surcongelato nella stessa barca ed è stato portato al mercato il giorno dopo, è salito su un camion e nel giro di 48 ore è stato portato alla pescheria di Palestina. L'etichettina, quella piccolina che vede la bocca del pesce, voglio dire, martorizzato, dice tutto questo. Se vuoi continuare a vendere pesce nel mercato europeo, devi avere questo. Questo viene applicato anche ai prodotti che vengono dall'esterno dell'Europa. Questo perché? Per tutelare comunque chi mangia. Non bisogna esagerare con l'esaltazione di queste cose, perché vi dico per esempio che il prodotto dal punto di vista qualitativo, merceologico, migliore che c'è al mondo dal punto di vista della tracciabilità, vediamo se sapete qual è, perché fa tutte le cose, c'ha tutte le certificazioni, c'ha tutti i passaggi del refrigeratore uguale, eccetera, eccetera. Sapete qual è? Una grande catena. Findus. McDonald's. Poi però se mangiate tanto McDonald's fa male, quello è un altro discorso, ma dal punto della vista della qualità alimentare del prodotto, quello è il più tracciato, il più identificabile, il più tra virgolette genuino. Poi quell'insieme è una bomba cavolica che fa male per altri motivi, però l'idea della tracciabilità viene proprio da quel processo, cioè sapere che dal momento in cui pianti il pomodoro io devo sapere dove l'hai piantato, cosa ci hai messo,
se ci avessi con civilini o non ce l'avessi, quanta acqua gli hai dato, quando l'hai raccolto, l'hai preso, come l'hai confezionato, dove l'hai messo in vendita, io che lo compro devo poter pensare che è quello della qualità. Questa è l'idea per la tutela della qualità. E questo è quello che fanno i parlamentari europei. Quindi non vedranno il posto di lavoro in agricoltura se quello andrà nella commissione agricoltura, nella commissione edilizia, nella commissione sanità, eccetera, eccetera. No, vi dice quello della commissione sanità che dal momento in cui tu entri in ospedale deve avere un certo trattamento, che deve essere uguale per tutti i paesi europei. Per Palestrina, come per Bruxelles, come per Londra, come per la capitale della Lituania, come per la Polonia. Scusa. Questo. E questi lavorano in Vilnius. Vilnius. Bravo, Vilnius. Questo è quello che il lavoro che fanno i parlamentari. I vescovi, attingendo la dottrina sociale della Chiesa, dicono ai parlamentari europei: ricordatevi che comunque al centro ci deve essere la persona umana. Ci deve essere il bene comune, i diritti dell'uomo, la libertà. Questo libro non dice che la religione migliore è il cristianesimo, dice che la cosa importante è dare libertà di espressione religiosa agli uomini, di qualunque appartenenza religiosa essa sia. Non c'è scritto che il cristianesimo è la migliore religione al mondo, eh? Mi sfido a leggerlo riga per riga. Se trovate la riga in cui c'è scritto questo, te metto qua, c'è il lei. Dice che la migliore espressione per far crescere la spiritualità di un uomo è la libertà religiosa. È scritto qua dentro. I principi cristiani sono i principi cristiani, che poi possono essere declinati anche sotto forma. Però ricordiamoci alcune cose. Per esempio, la cosa importante, io sì, ho sentito, l'ho sintetizzata perché abbiamo un lavoro che presenteremo il 1 marzo, il diritto alla vita, la centralità della persona umana, dice la dottrina sociale, come si dice? Diritto alla vita. Allora, i vescovi europei dicono all'Europa: attenzione, è importante che la donna abbia la possibilità di abortire, ma è importante che ci sia uno stato sociale intorno che, se c'è una ragazza madre di 13 anni, non abbia l'unica scelta quella della ragazza, ma che possa anche scegliere la vita. E questa è la differenza. Il diritto a crescere sotto il cuore della madre, che il bambino deve stare vicino alla madre. Quindi lo Stato deve tutelare, non deve allontanare. L'assistente sociale, il primo compito che deve avere deve essere quello comunque di tutelare la vicinanza tra padre, madre e figlio, tranne il rischio della vita, è chiaro. Non è che alla prima cosa tacchi devo il figlio, oh! Non è cristiano. Diritto a vivere in una famiglia unita in un ambiente morale favorevole allo sviluppo della personalità. Questo non potete determinare cristiano o laico. Diritto a fondare liberamente una famiglia. Certo, la vita cristiana è la famiglia, come è donna. E lì, chi mi sente? Ma io non è che sono contrario all'unione tra uomini e tra donne. Assolutamente, tu sei libero di fare quello che vuoi. Per me cristiano, dare la vita significa uomo e una donna si mettono insieme, pietate per 18 anni, fanno l'amore e nasce un figlio, no? Cioè, adesso la scienza permette a una donna di avere figli pure senza il marito. Emancipazione. Ma voi avete mai parlato con figli di persone che hanno perso per la disgrazia il marito, hanno perso la disgrazia la mamma?
bambini che sono cresciuti solo con la madre o solo con il padre. Bisogna conoscere le cose. La figura del padre e della madre sono due figure importanti, fondamentali, il ruolo del padre e della madre. Questo l'ho sempre detto, voi lo ripeto. Ah, io sono amica di mia figlia, io sono la migliore amica. No, tu sei madre, no, amica di tua figlia, amica di tua figlia, lasciagliele fare, amici. Tu sei madre e gli dici questo non si fa, e te lo metti a piangere in cinese, in ginocchia, strisciato, non si fa. Fino a che stai 18 anni, e anche dopo 18 anni finché te do io soldi. Dopodiché esci di casa, vai a lavorare e fai come ti pare. Ma finché stai a casa mia, io mi assumo la responsabilità da educatore, da madre, a fare io le scelte per te, non la mia. Oh, mia figlia mi ha dato un'amicizia su Facebook, la sberla. Diritto a maturare l'intelligenza della conoscenza della verità. Cioè l'istruzione è fondamentale. Perché c'è la lotta tra istruzione pubblica e istruzione privata? Perché io dico che l'istruzione pubblica, e qui la Chiesa mi viene contro, è migliore dell'istruzione privata? Perché se la cosa pubblica, se lo Stato pubblico fosse in un certo senso realmente serio, sano, aperto, libero da non ingerenze e cose varie, io so che c'è un luogo pubblico in cui i libri scolastici dicono la verità della storia, della geografia, dell'economia, della moralità, eccetera, eccetera. Quindi tutti devono avere la stessa libertà di accedere. Ma ragazzi, ma avete visto una cosa? Quanto è cresciuto? Quanto studi all'università? Quanto paghi in tasse l'anno? Che facoltà fa? Economia, Tor Vergata. Economia, Tor Vergata, quindi beh, università pubblica, economia, belli bravo, sono contento. Se ho detto qualcosa di male, correggimi, sono sbagliato. No, nel senso che ho sbagliato le cose contro l'economia, corretto. Quanto paghi di retta annuale? 1.300. Sì, mi sembra di La prima rata era 462 euro per tutti gli studenti di Tor Vergata. Poi la seconda è reddito personale. 2.300, comunque guardate sì. La prima non per tutti, anche se il reddito è zero, sono 462 euro. Il mio è 500 euro. 462 euro. La sapienza non è così, è già da vedere. È già la sapienza per cazzi facci. Cioè, ragazzi, sono un sacco di soldi. Ma forse solo quello. Ma poi c'è no, io ho detto la famosa libri, roba, eccetera. Però per dire, sono 1.300. Allora, sono vecchie lire. 2.700.000 lire l'anno. Lo sapete quanto pagavo io all'università? Che ero un po' più libero, scusa, non perché sì, per esempio voglio fare la bandiera di te, ero un po' più libero. In alta fascia di reddito, il massimo che ho pagato io l'anno che sono andato fuori corso, perché non mi vergogno di dirlo, perché lavoravo troppo per la Chiesa, mi hanno fatto vedere un sacco di tempo pure all'università, è vero, è certificato, pensavo c'è festa al Paleuro, ho perso quasi un anno di studio, però lasciamo perdere. Ragazzi, io il massimo che ho pagato sono state 700.000 lire. Collega, 700.000 lire, Tor Vergata pure io giurisprudenza. Tutto l'anno 700.000, la mensa. Reddito di fascia alta, 4.000 lire. La cura è rimasta intatta, però con reddito minimo. 2 euro. Il reddito massimo? 4-5, sì. 5-6 euro, esatto. E sono 12.000 lire. Sì. Allora, c'è qualcosa che non so quanto è diventata la rete libera, ma ragazzi, ma ci vedete che un lavoro che fa 400 euro, sono tanti per una famiglia. Se c'hai delle figlie che vanno all'università, che fai? Il mutuo. Sì, fanno il mutuo. Devono fare il mutuo. Perché poi c'ho i libri, le cose, cioè non è che è soltanto la retta dell'università. Poi ci sono i corsi integrativi, che devi andare a pagare pure per il corso integrativo. Ma io e fuori sede altri 300 euro al mese. Bravo. Poi, cioè, il viaggio, le cose, eccetera. Oh, ma io c'ho la campi sportivi gratis, tutti i corsi che ho fatto io all'università erano tutti gratis. Io il computer, corso di informatica giuridica, l'ho fatto gratis, ho imparato il computer, informatica giuridica ancora gratis, ancora gratis, bravo,
Chi è del preside adesso? La giurisprudenza? Lauro. Ah, la verrebbe la Cancelli. Andatela a rivedere se c'è ancora. C'è la storia del diritto romano, ci ho fatto la tesi. Io ci ho fatto la tesi in storia del diritto romano sul Rosmini. Pensa quant'ero, fin da allora era Antonio Rosmini. Ma io ho fatto Rosmini con la tesi. No, la tesi Lauro, io la tesi dell'esame di storia del diritto romano. Assolutamente. Passiamo là e poi chiudiamo perché siamo già tardi. Famiglia, ritorna di nuovo nella Chiesa. Diritto a crescere sotto il cuore della madre, diritto a vivere la famiglia unita, diritto a fondare liberamente la famiglia, diritto a educare i figli. Lavoro ed economia, dimensione oggettiva del lavoro. Cioè il lavoro, labore in exercence, dice che è la prima espressione per la realizzazione dell'uomo. L'uomo si realizza attraverso il lavoro. Quindi, dicono i veri, cioè tutti dobbiamo lavorare per fare in modo che chi studia cerchi di ottenere, ma non un lavoro qualunque, come si fa adesso, ah non mi frega di passare che c'ho un lavoro, perché c'è la disperazione. Ma io prima devo averle pensate tutte e devo avere uno stato che mi ha dato tutte le possibilità, mi ha fatto studiare, mi ha permesso di entrare nel mondo del lavoro. Cioè io devo avere laureato in ingegneria, in giurisprudenza, eccetera, nei call center. Cioè gente che ha studiato, ha preso i master, eccetera, se deve andare a lavorare in contact center, call center, a fare i volantini. Non lo so. Dimensione soggettiva del lavoro, quindi la dignità, il rispetto della dignità del lavoro, solidarietà e doveri dei lavoratori. Ci sono doveri dei datori di lavoro, ma ci sono anche doveri dei lavoratori. Libertà di iniziativa e autonomia economica, cioè la libertà di chiedere un prestito, di chiedere soldi per avviare un'attività imprenditoriale. Io voglio rischiare. C'è un'altra entità economica che si chiama banca, che non è che ti dai i soldi che vengono da chissà, sempre la nave spaziale che atterra nel cortile di Unicredit, la passerella e gli dai i soldi. Siamo noi che mettiamo i soldi in banca e poi la banca dovrebbe gestirmeli bene, ma mettendoli a disposizione della comunità. Non andandosi a comprare azioni della ditta cinese di Shanghai. Questo l'abbiamo ripetuto più volte. Andate a chiedere improvvisamente 500.000 euro in banca. Se bene o male ci vuole un mese per averci. Perché noi abbiamo quella mentalità che vado a mettere i soldi in banca. Perché una volta le banche c'erano il cavo, c'erano tutte le banconote. Ho scritto Livia, sono Paola, la volta, no, chissà lo strano sono che niente. Per fare niente, non l'ho scritto. Sviluppo economico e ricerca dell'innovazione. Ecco, i soldi nostri, lì devono essere spesi. Cioè, se io spendo in ricerca, se io spendo in innovazione, se io spendo in istruzione, ma non si fanno i tagli all'estero, è l'ultimo, il politico, l'ultimo taglio che dovrebbe fare è quello della scuola e dell'istruzione. Perché il paese, io l'ho ripetuto, lo ripeto di nuovo mille volte, ormai il potere di uno Stato non è più nei soldi, nell'economia, nei carri armati, nella bomba atomica, nei missili antiuomo, eccetera, eccetera. È nel cervello dei propri cittadini. Il potere dello Stato è di far crescere. Qual è lo Stato che sta crescendo e sta investendo, si è indebitato con la Banca Europea e con la Banca Mondiale? L'India il debito più grosso ce l'ha con la Banca Europea proprio per sviluppare e migliorare tutte le industrie informatiche, ingegneria, elettronica, eccetera. Ma le ditte italiane saranno a pigliare, anche quelle americane saranno a pigliare i migliori informatici, i migliori ingegneri in India, dove ancora metà della popolazione vive con meno di $1 al giorno, al mese, per quello che vuole. Vabbè, la politica la salta. Livello di fiducia in generale è importante. C'è la dottrina sociale della Chiesa, dice guardate che la relazionalità è importante. E la fiducia non si costruisce su internet, sui social media, su Facebook. La fiducia si,
si costruisce nei rapporti. Bisogna rilanciare, cioè, quello è uno strumento che può servire per avere 1200 amici, tu non c'hai 1200 amici. Ma magari, io mi sentirei l'uomo più ricco del mondo se avessi veramente 1200 amici. C'è un problema. Decliniamo la parola amicizia, mi spiegate che cos'è l'amicizia e dopodiché vediamo se quelli sono amici. Io se chiamo San Paolo, per esempio, chi è collegato con Gianfranco Zucca via mail? No. No. Beh, gli è entrato Maker nella posta elettronica, che gli ha preso tutti quanti gli indirizzi ed è partita dalla posta elettronica di Gianfranco Zucca uno spam, che però era dalla sua mail, che diceva: sono Gianfranco Zucca eccetera, mi hanno derubato, sono a Liverpool, ho bisogno di soldi, questo è il mio conto postale, mandami 100 euro che ho bisogno di soldi eccetera eccetera. Bene, di quei 580 messaggi che sono partiti, 80 persone hanno chiamato a Gianfranco: ma che ti è successo qualcosa veramente? Tra cui, lo dico anche perché siete parte anche voi, Renata dalla Caritas di Palestrina, perché lei era collegata con Gianfranco Zucca, ma chiamano e fa: ma che è successo a Gianfranco? Ho detto: niente, è uno spam, non ti preoccupare, non pensare niente, non pensare niente, lui ha dovuto rimandare le mail a dire: attenzione, che è successo a noi che siamo veterani di email, sappiamo queste cose. Però tanta gente è rimasta per testa. Allora, se io chiamo sul palco, anche se la mia nipote è arrabbiata con me perché dirà delle cose eccetera eccetera, il docente che c'è, che non c'è eccetera, e ho bisogno di qualcosa nel cuore della notte e ho veramente bisogno, io sono sicuro che Sor Paola mi dà una mano, così come Gianfranco, così molte persone che conosco. Quella è l'amicizia. Chiamate una persona alle 3 di notte e le dite: ho bisogno di aiuto, vieni, muoviti, esci, no? Collega di internet e ci andiamo, perché poi è facile, uno col pigiama se mette lì e dice: no. Alle 3 di notte chiamate una persona e le dite: sono in difficoltà, mi si è rotta la macchina, vieni a prendere, dove sei? A San Cesare. Dopodiché vediamo di amico. Ma no, scusa, sai, ma c'ho qui mia moglie, i figli, le cose, eccetera, eccetera, Lì tira fuori il canale, vedrai che trattino, amico per amico. Chi piglia? Non te lo qua, 5 minuti, scusa, mi devo rivestire un attimo, ero in pigiama, alle 3 di notte è normale, se riveste nel giro di 3 quarti d'ora a San Cesare e darti una mano a prenderti, a mettere la macchina, il triangolo, la metti di lato e ti porta a casa. A noi ci è capitato proprio alle 3 di notte che un nostro ragazzo che conoscevamo chiama, io rispondo, e dice: Sor Paola, per favore pregate subito, perché l'aula si chiamava proprio e i figli di vita, perché aveva partorito e non riuscivano a... Là, alle 3 di notte noi ci siamo alzati in ginocchio intorno al letto a dire il rosario. Santo Padre ci sta per dire, dicendo: la prima cosa come cristiano è lasciare per tutta carità, qualsiasi cosa, la prima volta cioè, torniamo a pregare. Poi viene questo, perché se non credi nel soprannaturale, quindi nella preghiera, in tutto ciò che sono andato, poi questo è inutile. Cioè, se tu non credi veramente che il Signore ti ascolta e ti risponde a una tua richiesta seria, tutto il resto può essere molto più caritatevole, puoi donare tutti i soldi che vuoi, puoi aiutare tutte le persone bisognose, non c'è nulla. Allora, io vi saluto semplicemente con una citazione che è importante per la scuola sociopolitica. Me l'ho segnata perché volevo farvi alcune cose, intanto le ho dette a voce la stessa cosa. Che è il capitolo 12, il punto 554, dice: il servizio alla cultura. La cultura deve costituire un campo privilegiato di presenza e di impegno per la Chiesa e per i singoli cristiani.
Il distacco tra la fede cristiana e la vita quotidiana è giudicato dal Concilio Vaticano II come uno degli errori più gravi del nostro tempo. Lo sbarrimento dell'orizzonte metafisico, la perdita della nostalgia di Dio nel narcisismo autoreferenziale, nella dovizia di mezzi, di uno stile di vita consumistico, il primato assegnato alla tecnologia, fine a se stessa, l'enfasi nell'apparire, la ricerca dell'immagine e delle tecniche. Si tenga presente che la cultura è ciò per cui l'uomo diventa più uomo e di più, accede di più all'essere. Guardate che ci è dispiaciuto per tanti motivi tecnici non poter rilasciare una certificazione di questa scuola valida ai fini del CN, del CL, dei tirocini, degli stage, del punteggio, eccetera, eccetera, semplicemente perché altrimenti devi fare un collegamento con l'universitario, per i docenti universitari messi qui, devi fare un piano di studi che prevede proprio quello che dice lo piano del giorno, ma diventano un macello. Però guardate che non è importante questo. E non è importante che siete 30, che siete 20, che siete 2, che siete 7. Il servizio che vi sta offrendo la diocesi di Palestrina è proprio questo. La cultura deve costituire un campo privilegiato di presenza e di impegno per la Chiesa e per i singoli cristiani. Non dobbiamo mai smettere di studiare, di sentire gente come che chiacchiera, che magari dice stupidaggine, ma sotto sotto qualcosa di vero magari lo dirà pure. Confrontarci. Non sono d'accordo. Va bene, cioè, sta cosa che abbiamo in testa, che gira le sinapsi, la materiale, le cose, eccetera, eccetera. Attentiamola, perché la nostra forza sta qua dentro. E più ci confrontiamo, più partecipiamo alla cosa, anche se poi non ci rilasciano i certificati, non è importante. E questo è un grandissimo servizio da fare alla Chiesa. E guardate, non avrete perso mezz'ora della vostra vita a sentire parlare me, Alessandro, Angelo, i docenti che sono venuti, eccetera, eccetera. Perché sono tutte cose che si mettono in tasca e si portano dietro nella vita. Perché quando uscite da qua dentro voi, che si mette in pratica qualcosa, quindi se vi abbiamo trasmesso qualcosa durante queste giornate, l'importante è poi che già che lo avete ricevuto, già se riuscite a portarla a una persona accanto a voi già importante, ma soprattutto se riuscite poi a camminare con quell'orizzonte che dice per noi la Chiesa, ma comunque con un orizzonte che un uomo deve avere, la crescita, il miglioramento. Chiudo semplicemente dicendo che una delle cose pessime, peggiori, che io sto valutando nelle generazioni future, ma anche negli uomini, nei miei coetanei di 50 anni, eccetera, che non sognano più.